Sì, ma con la ragazza non ti lavi i piedi, ovvio che è uscita. Ma sei tutto scimunito. Dai, passami la telefonata che lavoriamo. Pronto? Pronto? Buonasera, professore. Sono Buonasera. Pier Giorgio. Ciao, Pier Volevo Giorgio. dirci una cosa, se non la Sì, disturbo. Lei è no. preparato nei proverbi? Certo, Ecco, è allora ce ne ovvio. faccio uno, vediamo Certo. se è così preparata come dicono. Dimmi È già. pronto? Certo. Grazie. Prego. Tra il dire e il fare. Sono meglio io, scusi. La speranza è la prima e l'ultima ad arrivare a morire. Ricorda, Enzo, diceva così la mia bisnonna. Pronto, passami la telefonata, Gio, chi c'è in linea adesso? Dai, forza. Pronto? Professore, mai una gioia, mai una gioia. Sono sempre triste, Si non riesco a sente? capire. Si Ho sente, proprio la Gio? faccia, mi dicono che la faccia del beccamorto a Napoli. Arrivi Ma così. mai una gioia, una cosa Lo incredibile, mai so, un lo po' so. d'allegria, non Sì, sì, capisco. sì. Questa folle farfalla che è la felicità cerca tutti, ma non trova me. Come mai non mi trova, professore? Ma sicuramente dovrà aggiornare il GPS, sicuro. Certo, ascoltiamo anche, signora. Pronto? Pronto, Gio, dimmi, dimmi. Professore, buonasera, ho sentito che dà molti consigli alle persone. Certo. Allora, io sono uno Sì. che ha la sua logica Sì. e tutti mi dicono che sono mezzo avvelenato, come diciamo a Genova. Sì, certo, avvelenato. Esempio, le faccio un esempio, se 2 Sì. più 2 loro dicono fa 4, per me fa 6, ha Ah. capito? Fa 6. E Sì, perché certo. c'è tutto un ragionamento logico, si fa i sillogismi a Socrate, a Platone, a tutta questa Esatto. gente qua. Sì. 2 più 2 fa 6, se non addirittura 8. 8, Allora, capito. volevo dire, Sì. allora, questi continuano a dirmi che io sembro scemo e la cosa mi angustia. Ho Mi può dare capito. una parola confortevole? Certo. Allora, inizia prima di tutto a levare la parola sembro e poi le cose vanno da sole.